pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te. Questa è Food, la scienza dai semi al piatto. È una mostra che è dedicata alla scienza che sta dietro e dentro i cibi che noi troviamo tutti i giorni nei nostri frigoriferi e nelle nostre dispense. È organizzata su quattro sale, su quattro sezioni, perché, come dice il sottotitolo, parte dai semi e arriva al piatto. Lola, perché bisogna usare l'olio di semi per friggere? Olio di semi è generico perché appunto siamo nella sala dei semi e dai semi possiamo estrarre tantissimi oli e non sono tutti uguali. Spieghiamo nella mostra il perché è meglio utilizzare degli oli che hanno quello che si chiama un alto punto di fumo, cioè la temperatura approssimativa alla quale gli oli cominciano proprio a fumare. Siccome le temperature di frittura tipiche sono tra i 170 e i 180 gradi, questo vuol dire che gli oli che dobbiamo utilizzare devono degradarsi, perché il fumo vuol dire che le molecole dell'olio si stanno degradando, deve degradarsi a temperature molto superiori. Uno degli oli più adatti per fare questo è l'olio di semi di arachide, quindi non olio di semi generico perché non sapremmo cosa c'è nella bottiglia, ma olio di semi di arachide ha un buon punto di fumo. Un altro olio che viene spesso così un po' snobbato in Italia, ma che è ottimo secondo me per friggere, è l'olio d'oliva, non l'olio extravergine, perché l'olio extravergine a volte può avere un punto di fumo che è troppo basso rispetto alle fritture. Pazzie che non farò. In mostra si vede anche il glutammato, ma che cos'è? Il glutammato è un segnale che il cibo è ricco di proteine, altre sostanze di cui noi abbiamo bisogno. C'è questo mito che il glutammato faccia male, ma in realtà non è assolutamente vero. Molti cibi italiani di cui andiamo famosi, come il parmigiano reggiano o molti formaggi stagionati, sono ricchissimi di glutammato ed è persino presente nel latte materno, proprio perché il neonato ne ha bisogno, quindi non c'è assolutamente da aver paura. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've... Qual è il trucco per preparare un buon caffè con la moca? L'errore che molti fanno è quello di far arrivare a ebollizione l'acqua della caldaia e nella fase finale appunto la caffettiera spruzza. Ecco, in questa fase la temperatura dell'acqua è superiore ai 95 gradi, quindi a 100 gradi, e in questa fase estrae tutto l'amaro e tutti i sapori bruciacchiati che sono presenti nei chicchi fin dalla tostatura, ma che a temperature inferiori invece non vengono estratti. Quindi se il caffè a casa della moca vi viene amaro o bruciato, perché avete fatto andare il fornello a temperature troppo elevate e avete fatto completamente svuotare la caldaia. Quindi è meglio fermarsi un pochettino prima, quando ancora il caffè sta colando nella caffettiera, fermarsi e avere un caffè più buono. They got an awful lot of coffee in Brazil. Come si fa a non far impazzire la maionese? In realtà fare la maionese è molto semplice, bisogna capire perché impazzisce. La maionese impazzisce quando la facciamo a casa perché abbiamo messo troppo olio o troppo velocemente rispetto al liquido acquoso iniziale, limone o aceto e in parte l'acqua che è presente nel tuorlo. Quindi se uno la fa a mano, nel momento in cui uno inizia, che comincia a, si vede che quando comincia a impazzire, deve tenere di fianco un bicchiere con dell'acqua tiepida e aggiunge un cucchiaino d'acqua per ristabilire l'equilibrio. In realtà poi se uno lo fa con un frullatore immersione, quindi prepara un bicchiere, mette il tuorlo, mette i liquidi che gli servono e l'olio, e poi con un frullatore immersione la fa in veramente 30 secondi e non impazzisce mai. Dunking doesn't take a lot of skill. They got an awful lot of coffee in Brazil. Da dove arriva il nostro riso carnaroli? Il carnaroli, così come per esempio il vialone nano, è una tradizione recente, possiamo dire, era un'innovazione scientifica all'epoca, infatti è per questo che abbiamo deciso di raccontare la storia in mostra, perché è nel 1945 ed è nato proprio da un incrocio fatto in un istituto scientifico.
l'abbiamo scelto proprio per stupire, per far vedere come la tradizione, questa enorme massa di cultura e di storia che per gli italiani è molto importante, in realtà è un'innovazione riuscita, come si dice. Quindi il messaggio è: non bisogna avere paura dei nuovi cibi che arrivano, delle nuove innovazioni, perché magari fra 40 anni li considereranno così tradizionali.